facevano scuola. Grazie Matteo. E Cotogni faceva scuola. Ricci era il pianoforte. Quindi sono usciti tanti ha preso anche l'eredità proprio del maestro, quindi ha assimilato le lezioni di questo grande maestro, che diceva: ragazzi, ricordatevi, saper respirare e saper sostenere si sa cantare. È vero. Sembra facile, eh? Sembra, ma una volta acquisito sì, lo è. Sì, ma una volta acquisito, quando si riesce a farlo, si capisce appunto la bellezza anche di questa cosa, perché allora si canta senza il pensiero di dire che fatica. No, non è più una fatica, perché i muscoli addominali sostengono il diaframma e il diaframma sostiene questa colonna di fiato che va e cammina tranquillamente e non si fa fatica. Come le bollicine dell'acqua, no? Che vanno. Sì. Lei è anche famosa. Ricci, ho sempre un ricordo colmo di gratitudine, perché quello che poi Cotogni ha imparato, Cotogni ha insegnato moltissimi. Montesanto, stabile. Cotogni diceva ai ragazzi: ricordatevi, saper respirare e saper sostenere si sa cantare. Sembra facile, ma non lo è. Siamo già a metà del lavoro. Infatti è vero, si dice, tanti dicono, saper respirare e sostenere non è mica una cosa così difficile. E invece è così difficile. Sì, perché quando si comincia e si pensa, oddio mio, poi io ho avuto le disgrazie di capitare in mano a delle donne delinquenti proprio, guardi, che mi hanno rubato soldi, non a me ma a mio padre, e mi hanno rovinata completamente la voce, perché mi hanno fatto cantare in tutte le maniere senza sapere respirare e sostenere, tutto sullo sforzo. L'ultima, già allora c'era questa idea. La terza, la Manzoni, il nome lo ricordo sempre, la Manzoni, quella aveva una signora americana ospite, la quale insegnava canto, ma aveva un fattore negativo, non ammetteva il passaggio. Quindi quello è lo sbaglio più atroce, sì, perché la voce umana ha un passaggio, ma con l'arco di fiato, col fiato si va su. Lei invece, niente, e si andava contro la nota, a pugni si faceva. Lo cercava il passaggio, anziché crearlo niente, da solo. Io non sapevo niente del passaggio, non sapevo niente dei movimenti della gola, niente. Beh, però voglio dire, lei... Perciò sono arrivata alla fine che ero distrutta. Lei però la carriera l'ha fatta, quindi, praticamente i primi anni da autodidatta. Io? Sì. Sì, perché Ricci l'ha trovato alla fine, mi ha detto, no? Dopo le tre infami... Ed era già in carriera lei dopo, quando ha trovato Ricci? No. Ah. Io, e poi il destino di ognuno c'è. Io è arrivata dopo la terza insegnante e mio padre adesso basta. Perché rovinata per rovinata basta. Tu studi pianoforte da quando eri piccola, perciò adesso vai al conservatorio, ti iscrivi, fai il tuo bel corso, ti prendi il diploma di pianoforte e non parliamo e insegni mai a scuola. Più di canto, mai più di canto. Ma si vede che esiste un destino veramente per le persone. Mio padre scende e incontra un magistrato, era il podestà quello di Torino, allora abitavo a Torino. Era il podestà di Torino. E allora saluta mio padre, ciao, come stai, eccetera. E poi dice, le tue figliole come stanno? E mio padre dice, mia sorella era all'Accademia di Belle Arti, quindi era bravissima, andava o non. E, ma dice, so che la piccola invece canta bene. Dice, non me ne parlare. E gli racconto la tragedia ultima del giorno prima, che aveva deciso di non studiare, aveva anche speso studiare tanti più, soldi, di non studiare più canto, ma decidere di andare in conservatorio per il pianoforte. E allora lui dice, io però farei una cosa, per la curiosità di sapere che cosa le hanno combinato. Guarda, allora lei era a Torino, combinazione, la direzione generale. Allora, mi fece un biglietto di presentazione bellissimo, me lo chiusi in una busticina indirizzandolo al direttore generale dell'EIAR. Io lo portai in via Arsenale 21, lasciai in portineria e me ne andai.
dopo un due giorni, cosa così, mi telefonano che mi aspettavano per fare l'audizione lì al Teatro Gualino, che era un teatro bellissimo, eccetera, che era diventata proprietà della RAI, e allora facevano spettacoli, facevano tante cose belle, poi lì era della RAI, il proprietario. Allora io andai, cantai tre romanze, non so quali, non le ricordo neanche lontanamente, e poi ho ringraziato, ho salutato e sono andata via. Poi non c'era nessuno che chiamava, eccetera, niente. Poi un bel giorno arriva di nuovo una chiamata di ritornare per rifare l'audizione. Io vado, ricanto altre tre romanze, eccetera. Nessuno mi dice niente, io saluto e me ne vado. Dico, mi faranno poi sapere qualcosa, no? Dopo, quando seppi tutto quello che accadde, c'era la giuria che era composta dal maestro Ugo Tanzini, poi il maestro Parelli e il maestro Senigallia. Ricorda tutto. Ecco, erano loro tre. Meraviglioso.